come si diventa personal trainer. Sono anche del parere che l'esperienza batta il titolo di studio in questo campo. Si sta parlando della salute delle persone. Un'altra cosa che è illegale è... Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. L'argomento di oggi è la figura del personal trainer. Prima di iniziare voglio definirvi la differenza tra il personal trainer e l'istruttore di sala. Il personal trainer è un libero professionista che lavora in modo indipendente con il proprio cliente. Indipendente significa che non dipende da nessuna palestra, nessun centro fitness, da nessuno, dipende da se stesso. Con il proprio cliente significa che c'è un rapporto uno a uno. Il personal trainer dedica il suo tempo, la sua ora retribuita al cliente che lo paga. L'istruttore invece è una figura che è dipendente, nel senso che ha un rapporto di lavoro con il centro fitness, la palestra che lo paga. Allora, un salario, insomma, ti ha capito. Il rapporto che ha con i soci della palestra è quello di supervisore e controllore, nel senso che controlla che tutti si stiano allenando in modo decente, che nessuno si faccia male e che nessuno usi in modo improprio gli attrezzi della palestra. Quindi viene meno il rapporto uno a uno tipico e caratteristico del personal trainer. Ma ora voglio spiegarvi come si diventa personal trainer. 1. Formazione universitaria. Chi si è laureato in scienze motorie oppure ha ottenuto una laurea in medicina, ingegneria biotecnica, laurea in biologia o biomedica, oppure è un diplomato AISEF, un massaggiatore o un osteopata, hanno i requisiti per partecipare a dei corsi di specializzazione presso la Scuola Italiana per Personal Trainer, la FIF, la Federazione Italiana Fitness, oppure presso l'Accademia Italiana per Personal Trainer, per ottenere il riconoscimento di personal trainer. Quindi chi esce da questi corsi di laurea non è un personal trainer, deve conseguire dei corsi di specializzazione per diventarlo. Si può diventare personal trainer anche senza seguire una formazione universitaria, quindi magari per chi scopre questa passione troppo tardi, magari si è già iscritto a qualche altro corso, però vuole diventare personal trainer. Esistono dei corsi di formazione per diventare personal trainer che alla fine di un determinato percorso ti conferiscono dei certificati. Solitamente sono piramidali, nel senso che prima ti fanno fare un corso basico. In quello dell'ISSA, ad esempio, è chiamato entry level. Una volta che hai superato quel corso, puoi passare a quello sopra, l'intermediate. E una volta superato anche quello, puoi passare all'advanced. Di questi corsi ce ne sono tantissimi, di tantissimi tipi, di tantissimi livelli. C'è ISSA, che è un semestrale, e secondo me è quello tra i più accreditati. Ci sono anche alcuni un po' più discutibili, che possono variare dal 4 settimane a anche 2 giorni. Si può diventare personal trainer in un weekend. Quindi queste sono le modalità per diventare personal trainer. La mia opinione, secondo me sicuramente il percorso più valido è quello universitario. Non si possono mettere a paragone una triennale, una quinquennale contro un corso di, anche se quello migliore, di 6 mesi. Le conoscenze, le basi non sono le stesse. Quindi sicuramente se siete appassionati e state per decidere il vostro corso di studio e volete fare quello, andate per la laurea in scienze motorie. Ciò nonostante, sono anche del parere che l'esperienza batta il titolo di studio in questo campo. Nel senso che penso che uno che abbia alle spalle 50 anni di esperienza in ambito di palestra, fitness, allenamento, sia molto più affidabile di un ragazzo neofita appena uscito dal corso di studio e appena ricevuto il corso di specializzazione. Per questo motivo io penso che il migliore e il più affidabile sia colui che non smette mai di studiare, perché comunque tutti i certificati che si ricevono anche da un corso di 2 giorni sono riconosciuti dal CONI e ti permettono di essere un personal trainer, quindi sono validi. Però chiunque esce da questi corsi deve continuare a studiare, deve continuare a documentarsi, perché questo mondo è in continua evoluzione
E colui che si ferma perché dice: toh, guarda, io ho la laurea e ho il corso di specializzazione, quindi sono un personal trainer con la migliore formazione possibile, però si ferma lì, per me è peggiore o meno affidabile di uno che magari ha preso il certificato in 2 giorni, però poi ha continuato a costruire su questo con altri certificati, con certificati su certificati, corsi su corsi, e continua a studiare. Il problema che secondo me esiste è che questi corsi di 2 giorni ti permettono alla fine del secondo giorno di mettere a curriculum il fatto di essere un personal trainer, cioè dopo i 2 giorni tu puoi praticare. Secondo me questo è illegale, perché io ho frequentato questi corsi, io sono diventata personal trainer in 2 giorni, ma io non mi sono mai sognata di permettermi di seguire qualcuno. Si sta parlando della salute delle persone e per me questo è davvero incredibile e impensabile, che dopo un corso validissimo, non sto dicendo che io non ho fatto un corso valido, anzi ho imparato tantissimo e sono felicissima di averlo fatto, ma io non posso pensare che dopo un corso del genere qualcuno si permetta di seguire qualcuno. È un problema, perché adesso l'avvento dei social ha fatto sì che le persone si fidino di altre persone soltanto perché riescono a vedere il loro fisico. Voi non avete idea di quante ragazze mi scrivono ogni giorno chiedendomi di essere seguite, nonostante io non abbia mai detto di essere un personal trainer, quindi in teoria loro non dovrebbero saperlo. Però siccome ho un bel fisico, siccome mi alleno, dispenso consigli, allora vogliono essere seguite da me. Ma essere seguita da una persona, ragazzi, è importante. Non possiamo affidare la nostra salute a chissà chi. Dovete documentarvi. Quindi io sto cercando di fare questo video per incitarvi a farvi 2 domande, porvi 2 domande quando pensate di affidarvi a qualcuno. Come ha ricevuto questi certificati? Quanta formazione ha avuto? Sta continuando a documentarsi? Queste cose sono importanti, perché state dando la vostra salute in mano a una persona. Volete dei risultati, ma dovete anche affidarvi alla persona giusta, qualificata, e non alla persona che ha un bel corpo e un bel fisico sui social. Personalmente io continuerò a studiare. Adesso che sto finendo la mia laurea in economia posso dedicarmi a quest'altra mia passione. Non voglio lavorare come personal trainer perché non è qualcosa che mi stimola, però mi interessa questo mondo e infatti grazie ad Adidas io a maggio farò 2 viaggi, prima in Germania e poi a Amsterdam, per seguire dei corsi di formazione. Il programma si chiama EXOS ed è riconosciuto a livello internazionale ed è molto valido. Infatti sono felicissima di questa opportunità che mi dà Adidas e quindi io nel mio piccolo continuerò a costruire la mia formazione per piacere personale, in modo da poter continuare a collaborare con Adidas in modo sempre più efficace, sempre meglio. Molto importante che ci tengo a dire sono 2 cose. 1. È illegale che un personal trainer vi faccia la dieta. Vi possono dare consigli alimentari, ma non vi possono dire porzioni, quantità, dosi. La dieta da frigo un personal trainer non ve la può dare. Chi ve la può dare sono i medici o i biologi nutrizionisti, oppure vi può prescrivere la dieta il dietista soltanto dopo prescrizione medica. È molto importante, è illegale. Un'altra cosa che è illegale è il fatto che il personal trainer non vi faccia regolare fattura. Solitamente, non tutti, non soprattutto non quelli alle prime armi, hanno una partita IVA, anche se dovrebbero secondo me. Comunque, è importante che vi facciano regolare fattura, perché è una prestazione di lavoro, voi li pagate, loro hanno un reddito e hanno una remunerazione, quindi è importante che paghino le tasse. Scusate, è uscito fuori il mio aspetto da economista, ma è così. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia dato qualche illuminazione. Mi raccomando, scegliere il giusto personal trainer è essenziale per voi, per la vostra salute. Non è indispensabile, però se avete degli obiettivi specifici è importante. Mi raccomando, fatelo per voi stessi, per la vostra salute. Io vi auguro tante belle cose. Ciao ciao!